Il processo e le condizioni di Abel si fanno critiche. Soffre di continue crisi isteriche. Tenta 5 volte il suicidio. Abel viene rinchiuso nel carcere psichiatrico di Reggio Emilia. È vero che lei ha detto che preferirebbe una condanna a morte piuttosto che una lunga detenzione, che molti anni di prigione. Sì, è vero, ma penso che non sia l'unico a ragionare in questo modo. Comunque, sono quelle cose un po' personali di cui preferisco non parlare. Per lei la vita è importante. Ma dipende da come uno la vive, cioè se stessa la vita penso che non sia né un fatto positivo né negativo, penso che dipende proprio da come uno la vive, se uno è contento e vive bene è un fatto positivo, se uno sta male soffre è un peso, insomma. Lei ha tentato il suicidio in carcere perché era disperato. Sì. Viene disposta una perizia psichiatrica. Ad Abel viene riconosciuto un vizio parziale di mente. Furlan rifiuta di parlare con gli psichiatri, ma gli viene attribuita un'infermità indotta. Secondo i periti, lo stretto sodalizio sarebbe sfociato in una dipendenza. In lui vengono individuate manifestazioni psicopatiche proprie dell'amico. Abel è considerato l'elemento dominante. Si trattava di due soggetti che avevano costituito un gruppo chiuso, impermeabile agli stimoli esterni, animati da un senso critico assolutamente delirante. E per cui era possibile immaginare che vi fosse un'idea ossessiva di pulizia e di rigore morale. Un soggetto schizoparanoide, una personalità abnorme, non è capace di relazioni sociali, è privo di sentimenti verso gli altri, è emotivamente incapace. Ma ha una personalità energica, ambiziosa, è testardo, si crede superiore agli altri. Due soggetti anaffettivi, gelidi, per i quali il processo, qui in fondo loro si sono adeguati, senza emotività apparente, era un gioco, era anzi una partita di scacchi fra loro e gli inquirenti, fra loro e i giudici. A un certo punto, io ricordo che non già nel momento dell'esecuzione, ma nel momento, della determinazione della pena, i bravissimi difensori avessero detto: ma perché non volete negare due incensurati le attenuanti generiche? E io loro ho fatto chiedere al presidente a loro: ma quando è che avete avuto un minimo di considerazione per queste vittime? Perché in fondo c'erano anche le vittime del Melamara. E loro hanno risposto: considerazione, ma nessuno ce l'ha chiesto. Questo è indicativo, secondo me, della loro personalità, dell'assoluta mancanza di considerazione degli altri, non dico dei diversi, ma degli altri in genere. Secondo il procuratore Francesco Pavone, Abel e Furlan sono Ludwig. Quello tra Abel e Furlan è un sodalizio esclusivo. Hanno sempre agito insieme, solo loro due. Il loro è un delirio di superbia, di sopravvalutazione dei propri giudizi, dei propri valori. Disprezzano il modo di vivere degli altri. Per il procuratore, il movente è la noia, la ricerca di emozioni forti. L'incentivo a commettere crimini sempre più efferati è stato il clamore suscitato da quelle morti. Una folle ricerca di affermazione. Se Wolfgang Abel ha accettato di discutere con gli specialisti nominati dal giudice, non altrettanto ha fatto Marco Furlan. Gentile ma deciso, ha rifiutato ogni colloquio. I psichiatri sono stati così costretti a dedurre le loro diagnosi ascoltando i genitori di Marco, anziché il loro figlio, e concludendo per la presenza di un disturbo mentale abbastanza grave da limitare almeno parzialmente la capacità di intendere e di volere dei due assassini. Ma un secondo approfondimento peritale dice che Abel e Furlan sono persone capaci, hanno certo disturbi di personalità,
ma comunque sono da ritenersi responsabili delle loro azioni. Il processo è indiziario. Ci sono alcune testimonianze, alcuni oggetti trovati sui luoghi dei delitti, ma nulla di inoppugnabile. Durante le perquisizioni a casa di Abel e Furlan vengono sequestrati fogli bianchi e block notes. Con un procedimento chiamato ESDA si individuano le tracce di scrittura, i solchi latenti. Dopo due anni di inchiesta io dubito seriamente che l'inchiesta sia stata svolta in maniera corretta. Ho dei seri motivi di pensare che degli inquirenti abbiano commesso delle irregolarità. A casa l'intero tracciato cieco del messaggio di rivendicazione della strage del Liverpool di Monaco e dell'omicidio ai frati Vicentini. Il tracciato della rivendicazione del rogo del cinema Eros viene sequestrato a casa di Abel a Monaco. Per la perizia grafologica, i due ragazzi sono gli autori di tutti i messaggi di rivendicazione. Le prove se le sono inventate, mai fatta una perizia valida. I giudici sospettano che abbiano cominciato quasi per gioco, ma che, con il passare del tempo, abbiano deciso di andare avanti in una spirale di furia omicida e che si siano trasformati in spietati assassini mossi dal desiderio di cancellare il vizio e il peccato dalla faccia della terra. Ma il momento della sentenza per un giudice è il momento finale del proprio lavoro. E per gli altri, per i protagonisti del processo, gli altri soggetti del processo, è il momento della verità, è il momento duro. 10 febbraio 1987. Marco Furlan e Wolfgang Abel vengono condannati a 30 anni di reclusione per gli omicidi di Gabriele Pigato e Giuseppe Lovato, Don Armando Bison, per le 6 vittime della strage al cinema Eros di Milano, per la morte di Corinne Tartarotti nella discoteca Liverpool di Monaco, per la tentata strage alla discoteca Melamara a Castiglione delle Stiviere. Per gli altri delitti, l'uccisione di Guerrino Spinelli, Luciano Stefanato, Claudio Costa, Alice Maria Barretta e per il rogo della torretta di Porta San Giorgio, non viene provata la colpevolezza. Sono giudicati socialmente pericolosi. Perciò, appena espiata, dovranno passare altri 3 anni in un manicomio criminale. Perché continuare a negare? Nonostante le prove, nonostante la condanna. Potremmo immaginare una presa di distanza dagli orribili delitti commessi. Negare piuttosto che confessare e pentirsi. Oppure la tenuta mentale di Abel e Furlan li ha obbligati a incarnare il ruolo delle vittime del sistema, dei martiri innocenti. E da questo sentirsi contro hanno attinto le energie per esistere. Ma la cosa non è stata per nulla facile, tanto che nei primi anni di carcerazione sia Furlan che soprattutto Abel hanno manifestato gravi crisi di agitazione psicomotoria, culminati in tentativi di suicidio, a dire il vero più dimostrativi che potenzialmente letali. Gennaio 1988, Venezia. Si apre il processo d'appello. Stefano Dragone, il pubblico ministero, vuole provare la responsabilità di Abel e Furlan per tutti gli omicidi di Ludwig. Dragone è convinto che abbiano ucciso con la missione di purificare la società. Un progetto ispirato al nazismo. Si sentivano onnipotenti. E ogni delitto serviva per fortificare questa convinzione. I due ragazzi erano mossi dal desiderio, da un duplice desiderio, quello di apparire, che è in fondo una manifestazione del loro narcisismo, e dal desiderio di fare cose eclatanti di pulizia. Penso
Quindi, pian piano, passo dopo passo, sono